Dopo aver annunciato l'arrivo di Federico Mussini, la Delfes Avellino si prepara gli ultimi due puntelli per il roster di coach Alessandro Crotti. Abbiamo colto un'occasione di mercato e siamo contenti di aggiungere un giocatore italiano importante come Mussini, ha spiegato il GM Antonello Nevola. Ha qualità tecniche e caratteristiche che gli consentono di essere utilizzato da guardia e da play affidabile con un ottimo talento offensivo. L'obiettivo ora è inserire un'ala piccola con punti nelle mani e un centro. Nel mirino di Nevola c'è finita una vecchia conoscenza della palla a spicchi e pina, Ivan Buva. Il cestista croato nell'ultima stagione ha indossato la canotta della Scaligera Verona, dominante sotto le planche con 26.3 punti, 69% da 2, 8.4 falli subiti, 9.3 rimbalzi e 2.0 assist nel record con la compagine gialloblu. La società veneta vorrebbe trattenere il giocatore, ma il club, guidato da Giuseppe Lombardi, avrebbe offerto un ricco contratto al giocatore passato da Avellino ai tempi della Scandone nella stagione 2015-2016. I prossimi giorni dunque saranno decisivi. In settimana è cominciato anche l'iter per il cambio di denominazione, ora bisognerà attendere il prossimo 17 luglio quando ci sarà il Consiglio federale della FIP. Nel frattempo, come annunciato, novità dal punto di vista dello staff con il possibile ritorno di Rodolfo Robustelli al fianco di Crotti. Dopo aver completato il cambio di denominazione si passerà alla presentazione della campagna abbonamenti per la prossima stagione di Serie A2.